thank you Bene cari amici di Telegarda, vedete che questa puntata inizia con questo magnifico disegno, è un disegno fatto con la china, vi dirò dopo chi è l'autore, cercate di capire qual è la località che viene tratteggiata molto bene in questo appunto disegno. Vedete che sullo sfondo c'è il lago, chiaramente il lago di Garda, in primo piano delle campagne, al centro delle case, un nucleo abitativo, una bella chiesetta al centro, vi dico subito che è la chiesetta di San Zeno, quindi ho già dato eh, un primo così aiuto, e poi questa, questo dosso che domina un po' il paese, con, si intravede un po' di rovine di un castello. Sono sicuro che a questo punto avete già indovinato, siamo a Nago. Voi vi chiederete: ma perché Nago in questa puntata? Ecco, vi dico subito che parliamo di Nago non perché ho sposato una di Nago, ma parliamo di Nago perché nei giorni scorsi ho sentito che ci sono due persone che stanno facendo un encomiabile, certosino lavoro di. così mettono assieme il dialetto di Nago, in una forma molto variegata, molto interessante. Che sicuramente solletica la lettura. Quindi, per una trasmissione come la mia, come quella nostra con Fabio Galas, che si interessa di dialetto, mi sembrava eh, necessario, anzi utile, andare a cercare queste persone. Queste persone hanno accettato il mio invito, le ho qua oggi e ve le presento subito. Abbiamo l'architetto Gino De Bonetti, Gino, buongiorno e grazie, buongiorno. che fra l'altro è l'autore del disegno che avete visto all'inizio, e Tullio Rigotti. Tullio Rigotti, che è un appassionato di storia locale, recentemente ha dato alle stampe una sua ricerca sul bisnonno Domenico Rigotti, sì. di cui si era interessato già nel passato Cesare Bertassi, per cui la sua ricerca va a completare appunto un lavoro fatto già precedentemente. Li ho qui perché sono loro appunto gli artefici di questo lavoro che stanno facendo, in particolar modo l'architetto eh, Gino De Bonetti che è la persona, proprio per la sua età, che è in grado di portarci a conoscenza di un vocabolario naghese in parte scomparso o che sta scomparendo o che comunque viene contaminato dalla lingua italiana. Quindi ritengo che questo lavoro che sta facendo l'architetto De Bonetti, aiutato da Tullio Rigotti, sia estremamente importante, appunto, eh, per una trasmissione come la nostra che si interessa di dialetto. Allora, caro Gino, adesso parli in dialetto. Va bene. Spiegami, ma non tanto a me, ma agli amici di Telegarda, agli sì. appassionati di dialetto che spero sempre numerosi, spiegami perché te saltamende fa sto lavoro sul dialetto Denago. Per il semplice motivo che io sono vissuto lontano da Nago per una ventina d'anni, in pratica, perché ho fatto le eh, elementari a Venezia, le, eh, le medie Vene, medi che erano. Era Come allora si chiamava? Si Ginnasio ah, a Venezia, in una scuola privata di, di, di preti bravissimi, veramente una scuola ideale. E poi sono son venuto a Trento e ho finito, ho fatto il liceo Prati a Trento. Quindi so La tua formazione resta a Ford e Nago. Eh, eh sì. E, e, quindi, e quindi ho la, la mentalità di, di un giramondo si può dire. Almeno sono partito da, da Nago a sette anni e, e sono tornato adesso che ne ho qualcuna di più. Però hai sempre mantenuto il naghese. Ho sempre mantenuto il naghese anche perché prima di tutto ho sempre avuto rapporti abbastanza stretti con la gente del mio quartiere, che è Piazza Portadosso, via Porta Portadosso, che venivano spesso in casa, venivano anche a aiutarci nei lavori e quindi erano famiglie, si può dire, no? di famiglia. E quindi con loro ho sempre parlato in dialetto. Quindi la lingua la parlavo a scuola o a Venezia, perché veneziano non sono mai riuscito a impararlo. E allora a destra hai detto, adesso metto per iscritto. Adesso ho detto metto per iscritto un po', eh, visto che tempo adesso ne ho, metto per iscritto un po' di, di, di naghese fresco, cioè. Eh, che arriva dal passato, ma, ma che ha la, la, la qualità di una cosa fresca perché sentita direttamente da, dalle persone dell'epoca, del posto. Certo. Queste persone, fra l'altro, c'era una, una, una donna già anziana allora, che mi accudiva in particolare e che era, la consideravo come una, quasi una mamma. Ah. E lei parlava proprio il dialetto... Scetto? Scetto proprio, no? Con, con molti riferimenti alla natura perché il dialetto è, è partito da, da, un, da una cultura contadina e fa sempre riferimento con la natura con, la, con le piante del bosco con le culture con, con, con la vita vento, quotidiana diciamo con il dai. vento con tutto quello che è locale e quindi è, è particolarmente interessante ricordare e tenere vivo il ricordo di, di cose che adesso non ci sono più, perché a, a, per esempio a Nago eh, negli ultimi vent'anni c'è stata una evoluzione nel, nella, nella vita eh, lavorativa dei compaesani e eh, sono quasi tutti nel terziario adesso e quindi si occupano come impiegati o come studi. Studiosi, o come, o come, e dopo il tempo libero i va a campagna. O, o come profes, professionisti, o come autisti, insomma non sono più sol, eh, 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 solamente contadini. contadini, sono contadini evoluti che fanno un lavoro più importante di quello, però eh, eh, parlano come parlavano i loro, i loro Antenati, perché per, i nostri per, per vecchi tradizione di famiglia, eccetera. E io, forse anche involontariamente, ho recepito questo, questo dialetto vero, locale, vivo, che non è. Che in parte è destinato a scomparire altrimenti. Che, 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 che sta, scomparendo sta scomparendo anche proprio per questo motivo: che c'è questo passaggio dall'agricoltura al terziario. Che porta inevitabilmente a un cambio nel, nel generazionale. Sì, basta pensare al mondo contadino, no? pensate a, a quanti termini legati all'attività contadina. Sì. Ecco, volevo un attimo interrompere perché volevo ricollegarmi a una puntata precedente, quando abbiamo avuto ospite Eliseo Fava. E Eliseo Fava, che è uno studioso di dialetto locale dell'Alto Garda, che fra l'altro. Eh, l'abbiamo ricordato in quella puntata, ha prodotto insieme a Maria Torbolo un bellissimo vocabolario del basso sacca. Eliseo Fava diceva, per cercare di recuperare il dialetto bisogna cercare di organizzare dei gruppi di incontro, cioè incontrare le persone anziane, chiaramente che vivono ancora sul nostro territorio, le quali solo riescono a recuperare termini che altrimenti scompaiono. Bene. L'architetto Gino De Bonetti è una di queste persone e lui adesso ci fa, ci produce un libro. Vi dico subito che il libro non è ancora pronto, sarà pronto fra un mese, un mese e mezzo, due mesi. Ne parleremo in una prossima puntata, però qualcosa lo anticiperemo. Un libro che io ritengo dovrebbe finire in ogni casa, a nago. Non è che sto facendo la pubblicità così eh, nascosta. Antepr anteprima <ride> un anteprima. Un anteprima, però secondo me è un vocabolario. Perché non è il classico vocabolario solo vocaboli e basta, ma c'è un po' di tutto, ma di questo libro ne parleremo in un'altra puntata. A Tullio Rigotti invece chiedo, eh, tu cosa ti sei messo a fare col Gino? Ma col Gino sinceramente erano già un paio di anni che lavoravamo insieme, attraverso appunto... Ecco, ma possiamo la... parlare anche in dialetto, eh? È vietato parlare italiano, è difficile Parle parlare in dialetto, dialetto ma comunque, ecco, è parecchi anni che lavoriamo insieme, insieme e attraverso appunto alcune mostre, quattro mostre abbiamo fatto appunto dagli anni 2007 in poi e poi abbiamo anche cercato di approfondire la parte storica di Nago perché il signor architetto De Bonetti è ricco a casa di queste storie di Nago e un giorno mi ha suggerito di fare questo vocabolario e io ho accettato volentieri perché Oltre che la storia del paese di Nago è interessante anche il suo linguaggio e completa tutta la parte diciamo, anche storica e, linguistica, e parte linguistica del paese. Quindi ho accettato molto volentieri di collaborare, ho fatto la poca parte, eh, la poca parte diciamo, del, del lavoro. Però eh, l'ho fatto molto volentieri, ecco. E penso che ti abbia arricchito anche questo lavoro? Ma no? certo, Sul certo, l'arricchimento è senz'altro. Perché per te anche poi che i sei vocaboli. Un, uno studioso. Diciamo un appassionato di storia, che certo, ha certo. recuperato magari qualche modo di dire, qualche frasario, qualche parola che altrimenti sì, non ho conosciuto. poi eh, diciamo anche questo: che abbiamo una differenza d'età, quindi il, eh, Gino naturalmente ha conosciuto delle persone molto più anziane che io non potevo conoscere, quindi eh, mi ha arricchito anche la parte storica proprio del paese, con i suggerimenti, con suggerimenti eh, della vita vissuta di Naro. Gino, hai trovato qualche difficoltà particolare, qualche problema? O hai trovato abbastanza. Di no, io, io come ho detto, non faccio un vocabolario, faccio un libro che cerca di dare un'idea di quello che era la, la vivacità e la, e la semplicità del vecchio dialetto, quello che a Nago era parlato fino a, a, alla terza guerra mondiale, più o meno. Ho perché capito. qua è alterato, è alterato in questi tempi, per, proprio per quello che si diceva prima, cioè che è, è evoluta la popolazione verso il terziario, il terziario. verso l, 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 la, la professionalità e quindi è inevitabile che il dialetto perda un po' di vivacità, soprattutto per quanto riguarda quella fantasia straordinaria che avevano i contadini di eh, descrivere le cose eh, raffrontandole con, con i fenomeni della natura certo. e quindi questo adesso è cambiato e non è più così e il valore di quello sì, che sì, faccio è vero. Sia io sia la vita quotidiana sì. che mensile, che e annuale cui, era ecco, tutta io, collegata io, io, io penso che devo molto alle persone che sono vissute a casa mia che ho sentite con le mie orecchie e che, con le quali parlavo proprio come parlavano loro poi ho capito ci capivamo perfettamente quindi è un lavoro che è filato liscio che continua ancora e perché continua tu continui ancora. non è che smetti e, e poi c'è un particolare che non conoscono neanche i miei figli io avevo un amico che era figlio dei, dei Segre, segre, segre. Che, che abitano a due passi da Il casa famoso mia famoso Lessi, Lessi, Lessi Segre e Lessi Segre, Lessi segre. Col quale giocavo io fin, da, fin dall'infanzia, però lui era più, più vecchio di me, aveva qualche anno di più, e quindi faceva un po' da, da, da trainer, faceva un po' da, da pilota del, del, del gioco. E aveva una grande passione di far case, e le faceva anche bene, perché abbiamo fatto nell'orto una, una casetta alta, un metro circa, e, e grande, circa, circa, un metro, per il gioco, circa un metro cubo di. E lui era molto, ave, era, era molto eh, intelligente e, e sapeva riferirsi bene alla struttura vera di una casa eh, vera e propria. Insomma. E, e quindi tutti i particolari li voleva esattamente, le grondaie, tutto quello. E questo mi ha portato a, a creare, utilizzando anche l'amicizia di un falegname di Nago, mi ha portato a creare i, i miei giocattoli. E fra queste, specialmente queste case, casette che poi andavano anche distrutte sotto la pioggia, ma insomma che costruivo l'orto. E dopo le case ho cominciato a fare navi. E quando sono andato a Venezia, che ormai avevo sette anni, eh, il primo regalo che, che ho chiesto a Natale era il meccano, che è un gioco Il famoso meccano. Molto costoso per l'epoca, dove ci sono dei pezzi sagomati e forati che si, si possono congiungere attraverso bulloni. Bulloncini: sì, sì il meccano era un, meccano, un gioco no? che è rimasto fino a sì, eh, no, qualche eh, anno fa. Ecco, eh, io avevo avuto fino a 6-7 scatole di metano, quindi facevo delle cose, facevo delle gru che portavano 2 kg, 3 kg di roba. Ecco, Ma ritornando all'essi. Al e al falegname, eh, eh, voi parlavate però sempre dialetto, parlavamo sempre ecco, dialetto. Vedete che invece noi, qui purtroppo, non siamo capaci di parlare dialetto. <ride> sì. Continua a parlare. Allora, io adesso mi fermerei un attimo perché voglio eh, dare un'anticipazione di del libro, ne parleremo un'altra puntata. Vi dico subito adesso, guardate per esempio cosa scrive Gino in questo andiamo libro, andiamo parlando de NAC. Ma Fra l'altro questo testo ve lo vedete adesso in sovraimpressione, potete anche voi leggere, seguire e notare anche la grafia eh, del dialetto. Parlando de Nac come l'era una volta, me par de vederlo anche adesso. Per strada ghera de tut, passeva bestie avanti endrio, drio, secondo il bisogno, ghera cavre, boi, vacche e vedei. Le cavre le neva da sole, tutte insieme, e le era più di 200. Le feva allegria, ma le era dispettose e le manieva di tutt. Anche la malta dei muri, per via del sal che era del materiale. E il sal per lore le era una roba buona. Le avria mania anche al fasol se te l'avessi perso. Ecco, questa è un'anticipazione appunto di... Di quello che scrive, qui non è il classico vocabolario, ci sono anche dei racconti. Un secondo testo che questa volta non lo vedete in sovraimpressione, ve lo leggo e eh, lo sentite soltanto, perché è interessante questo. Dice mi me permetto, e si capisce anche la personalità eh, di Gino, mi permetto ad esche gonna sciapadeani, e posso farlo ma senza voler offendere o disturbar nessuno. E permetto ogni tanto di stuzzicare la zent con una parlata un po' scherzosa, per via che mi piace cercare di capire come è la zent. infatti, se me ne che non mi asseta, taso subito e vago via. Ebbene, certi mi risponde da scherzoso, ma dum mi fa una brutta faccia, allora capisco che non mi ha niente di quel che dicevo e è un presa anche perché a sta età sei me dance berlom i me coppa e allora mi dispiaceria ma in questa maniera vengo a capire se un lefim o se è grosso bene vedete Bravo. ho fatto questa anticipazione per capire com'è il libro di Gino De Bonetti naturalmente il tempo ormai vedete sta scadendo Naturalmente ringrazio Gino De Bonetti, ringrazio Tullio Rigotti, vi anticipo che vi avremo in una prossima puntata e chiudo questa trasmissione con i soliti dieci vocaboli. Attenzione mi raccomando, solito quadernetto, penna, mi metto dietro così quindi mi raccomando occhio agli accenti fonici e tonici e se, in questo caso però postofi non ce ne sono perché sono parole singole. Bocher, ecco cos'è il boccher? Vedete l'accento tonico sulla E, accento fonico chiuso, è la finestra, quell'apertura laterale nel sottotetto o nel solaio senza finestre, attraverso le quali si, di solito si prendeva la legna. Il borom, accento tonico sulla O, sulla seconda O, accento fonico chiuso, è il tappo della botte. Le fersene. Accento, vedete, aperto, fersene, primo, eh, prima E, accento tonico sulla E, accento fonico, dicevo, aperto, è il morbillo. Il masnim, il masnim vedete, un bel accento tonico sulla I, è il macinino. Sbianzar, beh, questo è un termine, vedete, classico, è un infinito, quindi sbianzar, l'accento tonico sulla A, vuol dire bagnare leggermente, spruzzare. Ecco, sciopeti. Ecco, questo termine mi fa eh, richiamare la vostra mente quanto, quanto ho spiegato sull'SC. Se io non mettessi questa linetta fra la S e la C, o un apostrofo, perché alcuni mettono l'apostrofo, verrebbe spontaneo leggere sciopeti. Allora, per far sì che il lettore legga le due lettere separate, SC, si mette una linetta o un apostrofo. Quindi sciopeti è la varicella. Sgerlo, accento sulla E, però accento fonico aperto, è lo zoppo. La toscaina, eh, toscaina accento tonico sulla I, è la tossecanina, la pertosse. Poi c'è vergot, vergot, vedete, un bel accento fonico chiuso, vergot qualcosa. E infine chiudiamo con una nota di allegria la zinzola, eh, l'altalena, che richiama l'allegria dei bambini, i passatempi, ai parchi giochi. Oggi è tutto parco gioco. Una volta si zinzolava in altri, in altri modi. Quindi la zinzola e l'altalena, un bel accento tonico sulla I. Quindi vedete i soliti vocaboli. Mi raccomando, spero che li abbiate annotati come sempre sul vostro quadernetto, perché altrimenti vi richiamo e vi metto in punizione. Quindi. Naturalmente ricordo che questa è una trasmissione anche didattica scolastica, e quindi a volte cado in questi termini che mi riportano al mio mestiere di insegnante di qualche anno fa. Quindi, grazie di nuovo ai nostri ospiti, che avremo qua in una prossima puntata con la presentazione del libro che penso sarà quasi pronto, e un invito naturalmente a fare in modo che a Nago tutti abbiano questo libro. E vi aspetto alla prossima trasmissione e ricordatevi che non è mai troppo tardi per imparare il dialetto. Arrivederci!